Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come finalmente è tornata con un nuovo video haul Shein, sì. Questa volta qui non è una collaborazione, ma ho acquistato delle cosine sul sito che mi interessavano. Ho preso anche delle cose da dare a mia zia che ho già dato ovviamente. E ho preso una cosina anche a mia mamma e ve la faccio vedere qui. Quindi adesso non ci resta che vedere che cosa ho trovato su Shein. Ok ragazzi, allora eccomi qua, finalmente tornata con un nuovo video haul. Ho fatto un po' di shopping su Shein, in realtà non ho preso tante cose, però ho preso alcune cosine che mi interessavano e che erano nel carrello già da un po' di tempo e le volevo assolutamente. Questa non è una collaborazione con Shein, ma ho acquistato queste cosine da me. Quindi le ho acquistate io. Però se vi fa piacere comunque giù in info box vi lascio il codice sconto per Shein, quindi per acquistare sul sito di Shein senza minimo di spesa. Ho preso un po' di cosine che mi interessavano. Ho preso delle scarpine a mia mamma, ho preso delle cosine a mia zia che ho già che le ho già dato, e ho preso delle cosine per me, e adesso vi mostro tutto. Ma prima di iniziare il video, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, e soprattutto attivate la campanellina per ricevere notifiche relativi ai nuovi video in uscita. Inoltre, come vi ricordo sempre, seguitemi sui social, in particolar modo su Instagram, mi trovate come orsottopotto88. Allora, direi di iniziare subitissimo, non voglio che questo video duri un'eternità. Allora, non ho preso tantissime cose, ma trovo che le cose che ho preso siano veramente super super interessanti. Allora, intanto vi faccio vedere che cosa ho preso a mia mamma. Le ho preso un paio di ciabattine con la zeppa, insomma. Le ho preso un 37, questa è la scatola. E le ho preso questa ciabattina estiva qui, molto carina, è veramente molto molto bella. La parte di sopra è un po' elastica e soprattutto è morbidissima, veramente molto morbida, con la parte sul finale con la corda, diciamo, eccola lì. Molto 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 bella, mi piace tantissimo. E questa ovviamente è l'altra, quindi gli ho detto guarda, queste me le tengo ancora un secondo perché le faccio vedere e poi te le do subito. Io pesco random, eh? Allora, ho preso una bustina che all'interno ha dei porta ombrelli, nel senso che ci sono, è un set da 5 bustine direi, fatte così, sono in plastica riutilizzabile e voi all'interno potete andare a mettere l'ombrello bagnato, quello piccolino, da potervi poi chiudere e mettere in borsa, perché tante volte magari non volete lasciare il vostro ombrellino nei vari negozi quando entrate per paura, appunto. A me una volta è capitato che io ero in un negozio, avevo lasciato l'ombrello all'ingresso. Purtroppo, e dico purtroppo, il mio ombrello quando io sono tornata a prenderlo non c'era più. No comment, veramente, queste sono le sfighette della Ale, insomma. E ormai lo sapete che sono sfigatella, le gioie della Ale sono sempre lontane, ecco. Quindi ho deciso di prendere questi sacchettini qua, uno lo darò magari a mia sorella. E questi qua veramente sono super super utili, sono 5, sono veramente utili per poter appunto riporre l'ombrellino e mettervelo in borsa, oppure da tenere comunque in mano, di modo che non bagnate da tutte le parti magari in un negozio. Quindi secondo me le trovo super utili, pagate pochissimo direi. Poi ho preso un prodotto di Shiglam che volevo provare perché mi veniva sempre sponsorizzato, e ho preso il Cleansing Balm, sì, di Shiglam. E ho preso appunto il balsamo struccante. Sapete che ultimamente io utilizzo i balsami struccanti per rimuovere il trucco, e questo qua è il nostro balsamo. Questo è il prodotto. Da una parte, aspettate, ah no, da una parte sola ha la diciamo palettina per andare a prelevare il prodotto, molto carina, wow. E all'interno poi chiudete, ok, chiudete tutto e poi andate ad aprire il prodotto, e questo è il vostro balsamo struccante che ovviamente è in forma solida, che voi andate poi a scaldare con le mani e a struccarvi. Quindi sono veramente curiosissima di provarlo perché sto amando i balsami struccanti, quindi ci tenevo a provare anche questo. Poi, sempre di Shiglam, ho voluto prendere un ombretto, mi sembra,
Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow nella colorazione Purple. Ora, secondo me questo qua era un ombretto, è un ombretto glitterino, di quei glitter super carini che potete mettere su qualsiasi tipologia di trucco. Questo è il pot. Wow, ha la plastichina sopra, sì. Ok, questo qua è il prodottino. Ha dei riflessi, guardate qua i riflessi pazzeschi sul violetto. E questo appunto è un ombrettino, e quindi voi andate a prelevare il prodotto e magari messo nel centro della palpebra mobile, è stupendo. Quindi magari li proveremo insieme questi prodotti in un video, li proviamo magari insieme. Ho trovato anche tantissime altre cose che vorrei acquistare, sicuramente magari farò un ordine di nuovo soltanto di prodotti make up e li andiamo a provare insieme. Ho preso due cosine estremamente estremamente utili. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa. Ho preso questa sorta di panda che non è altro che un contenitore porta foglietti di sapone, nel senso che noi abbiamo il nostro fantastico panda piccolino che voi aprite e all'interno trovate questi fogliettini qua di sapone. Infatti, tra l'altro con una fragranza pazzesca, leggerissima, voi prendete un foglietto di sapone, se siete da qualche parte, non avete la possibilità di lavarvi le mani con il sapone eccetera, basterà appunto prendere un foglietto, appoggiarlo sulle mani, metterci un goccino di acqua, quindi anche volendo quella della bottiglia, lavarvi le mani, quindi creerà il sapone, creerà la schiuma, e poi andare a risciacquare semplicemente. Quindi lo trovo estremamente comodo per chi non ha appunto la possibilità di lavarsi le mani in un posto, che ne so, in un bagno, piuttosto che, trovo veramente che sia comodissimo. Quindi ho preso questo, ma ho preso anche questi che sono petali di sapone. Allora, sono random, quindi alla fine ne ho scelti due, cioè ne ho acquistati due, mi hanno mandato questi random, uno tra cui un profumo alla rosa che non amo particolarmente, spero che non sia troppo forte. Comunque questi sono i mini petali che potrei decidere di mettere comunque una volta finito questo qui dentro nello stesso contenitore, e questi qua sono al limone, quindi abbiamo i nostri petali che fungono appunto da sapone. Io sono estremamente estremamente curiosa di utilizzarli, soprattutto da portare in viaggio, trovo che siano comodissimi. Poi ho preso un prodotto sempre di Shiglam, questo qua si chiama Crème Allure Lipstick nella colorazione C201 Nude, e questo qua è il prodotto che adesso ovviamente swatchiamo insieme perché sono anche qua estremamente curiosa. Wow, packaging meraviglioso, guardate che meraviglia, wow, non ha fragranza, e questo è il colore, i soliti colori che piacciono a me, un po' malva, vediamo, è lucido, wow, eccolo qua, guardate com'è lucido, stupendo. Stupendo, non vedo l'ora di provarlo e di utilizzarlo, quindi questo qua sarà uno dei miei prossimi testing da fare con voi magari in uno shorts su YouTube. Poi, come ultimo prodotto per quanto riguarda direi il beauty, sì, poi vi faccio vedere le cosine che ho preso di abbigliamento e scarpe. Ho preso questo prodotto di Shiglam che si chiama Insta Cool Hydrating Stick. Quindi, che cosa sarà questo prodotto? Sicuramente è uno stick idratante che voi andate a mettere nelle zone in cui avete più bisogno di idratare la vostra pelle, soprattutto del viso. Ed è proprio... sa di rosa, ditemi di no. Sa alla rosa, molto delicato, comunque sembra un burro cacao. E voi, vediamo un po' qua, visto che ho la pelle delle mani molto secca. Ok, è estremamente idratante e tra l'altro si assorbe subito, è molto idratante, non la vedo così, così come si dice,
Cioè, la vedo molto meglio la pelle con questo prodotto. Quindi ha tolto la secchezza della pelle e rimane morbido. Boh, bisogna vedere sul viso che effetto fa. Quindi questo non vedo l'ora di provarlo poi sul viso. Comunque è uno stick trasparente, lascia la pelle poi molto morbida. Poi ho preso un paio di sandali per me che dalla foto sembravano molto meno neon, diciamola così. Ho voluto prendere un sandaletto arancione. Lo so, non giudicatemi, lo so. È un sandaletto che non è che è portabilissimo, ecco, però magari con un total black, non lo so, ce lo vedo molto, ecco. L'ho provato, questo, devo dirvi la verità, mi piace molto come sta al piede, magari poi vi metto una fotina su Instagram o comunque qua magari vi faccio vedere con qualche outfit e la scarpina è questa. È un sandaletto molto carino con la parte un po' più alta della zeppa. La parte di sotto è meno arancione rispetto al sopra che è proprio fluo. Ora non lo vedrete sicuramente bene tantissimo. Sì, così lo vedete bene. Secondo me sì. Comunque ha questi lacci qui sopra che potete agganciare a vostro piacimento, quindi allargare e stringere. A me questo sandalo piace un botto. Io appena l'ho provato, Orazio mi ha detto: "Ma che scarpe ti compri?" Soltanto che a me piace tantissimo, è quello il problema. E non lo so, mi piace. Al piede era molto carina e quindi, cioè, a vederla così, no. A vederla poi sul piede, effettivamente è una bellissima scarpa. Può piacere, non, ne sono consapevole, però alla Ale piacciono e di conseguenza se le ha comprate. Quindi le mettiamo di nuovo nel sacchettino ed è arrivato in questo sacchettino qua. Poi andiamo avanti. Allora, ho scelto un'altra scarpa, un'altra scarpina. Ho preso sempre 37 di tutto, eh. Altra scarpina per me. Ho preso una scarpa elegante. Elegante perché in realtà questa scarpa qui la vorrei mettere per un battesimo che ho a giugno. E siccome non voglio ancora mettere un sandalo, ma neanche una scarpa chiusa, e siccome non voglio mettere un tacco troppo alto, perché lo sapete, essendomi rotta il piede, non sto utilizzando tacchi da un bel paio di mesi. Ecco, ho deciso di prendere questa scarpina qui, molto carina, tra l'altro bianca, perché sì, la volevo bianca. E questo qua è la scarpa, un po' anni 60, anni 70, con il cinghino alla caviglia, il tacco non tanto alto. Devo dire la verità, l'ho provata, è abbastanza comoda, non stringono neanche i laccetti qui sopra ed è fatta tutta così con i laccetti e escono qua le due, praticamente le due dita. È molto molto carino come sandalino, lo vorrei mettere, non so ancora cosa mettermi per il battesimo, non lo so proprio, magari. Potrei mettere, non lo so, vorrei mettere il completo blu elettrico, quindi giacca e pantalone. Devo far ancora accorciare il pantalone e stringere lateralmente. Però vorrei mettere questa scarpa qua, quindi non lo so. Mi piaceva, la puntavo da un po', ho visto che stavano esaurendo i numeri e quindi ne ho approfittato per poterla prendere subitissimo. E poi ho preso due cosine di abbigliamento. Allora, la prima cosina di abbigliamento che ho preso una gonna di jeans nera, una gonna lunga, sì, lunga più o meno, di jeans nero. Allora, di questa qua ho preso una 0XL curvy perché era praticamente segnata come una XL, perché la parte quella classica arrivava fino alla L. Quindi, siccome è una gonna che non cede per niente, quindi non è elastica, ho voluto prendere la taglia più grande. Ora proverò tutto, se non dovesse andare bene la cambio, quindi faccio un reso. Ma la gonna è fatta così, è nera, semplicissima. Avevo già preso una gonna da Shein lunga. Questa qua è fatta così, ma la particolarità sta nel laterale che ha lo spacco. Ha uno spacco laterale, poi non è neanche pesantissima, è abbastanza leggera. Siccome vanno tantissimo queste gonne in jeans, ho deciso di prenderla per provarla. Vediamo un po' com'è. Nel caso comunque farò un reso e vediamo magari di prendere la taglia più piccola se fosse troppo grande. E l'ultima cosa che ho preso è fighissima perché ho preso una giacchettina in jeans super 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 bella. Ho preso di questa qua una L,
l'ho presa da tenere proprio aperta, non lo so, non la voglio tenere troppo chiusa, anche se comunque l'ho provata e si chiude, mentre la gonna ancora non l'ho provata. La giacca di jeans volevo vedere se effettivamente come stava. Di quelle un po' over, quindi sono grandi, sono larghette, ma è abbastanza corta e soprattutto ha la manichina a tre quarti con il bottoncino da chiudere, quindi anche qui avete la possibilità di chiudere il bottoncino della vostra giacchetta. Siccome è ancora quel periodo in cui non vado né a mezze maniche ancora, ma metto delle giacchettine leggere oppure dei blazer per andare al lavoro, ne ho approfittato appunto per prendere questa, perché mi piaceva il fatto che avesse tutte queste borchiette rifinita in questo modo. Veramente, veramente super carina. Ho preso una L e non vedo l'ora veramente di indossarla. Mi sa che la indosserò appunto nei prossimi giorni, proprio per andare al lavoro, per mettere qualcosa di un po' più leggero, ma comunque che copra, visto che comunque il tempo questa settimana non è proprio dei migliori, quindi sicuramente avere una giacchetta forse è meglio. Quindi questa qui io la adoro e non vedo l'ora di indossarla. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere qual è il vostro capo preferito, il vostro pezzo preferito, e se avete provato qualcuno dei prodotti beauty che vi ho mostrato e come vi trovate. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, vi aspetto sempre. Noi ragazze ci vediamo in un prossimo video. Se vi fa piacere, giù in info box comunque vedo se sono disponibili ancora i prodotti, ve li lascio come link qui sotto, e se volete utilizzare appunto il mio codice sconto, che è sempre valido, del 15% senza minimo di spesa, ve lo lascio comunque scritto giù, quindi mi raccomando, andate a curiosare. Noi ragazze ci vediamo in un prossimo video, continuate a seguirmi, vi mando tanti super mega bacioni e adesso scappo perché mi devo preparare per andare al lavoro. Vi mando un bacio enorme e alla prossima.